Appassionato sportivo, il maresciallo Montgomery assiste alla finale del torneo di Roma per i campionati internazionali d'Italia. Sono di fronte il campione europeo Drobny e il campione del mondo Seligman. Come a Monte Carlo, anche oggi il mancino boemo si fa applaudire per l'efficacia dei colpi. Ma il biondo australiano ha tanta classe che può permettere all'avversario di accumulare punti su punti come fa adesso Drobny. Siamo alla quarta partita. Seligman è in svantaggio di 3 giochi. Al suo posto un altro sarebbe spacciato. Ma quando si è campioni del mondo non c'è rimonta che non sia possibile. Specialmente quando si gioca così. Anche Spataro è qui a gustarsi l'eccezionale spettacolo. Peccato che la conclusione invece di un mezzo di bravura sia un errore. Seligman ha vinto per 3-1, confermandosi il miglior giocatore del mondo. E adesso i premi. L'ennesima coppa al vincitore della coppa più famosa, la Davis. E le congratulazioni di Montgomery. Il maresciallo gli dirà arrivederci a Wimbledon.